Matteo Filippini. Fra un po' ci sarà un altro fortunato tra voi che potrà avere l'onore di venire qua sopra con Filippini, pensate che culo. Perché questo, quello che sto per fare ora, tra poco, parla proprio di fortuna. Io sono sempre stato sfigato al gioco, ma non il gioco d'azzardo, io intendo premi, lotterie. Chi di voi ha vinto, a chi di voi è capitato spesso di vincere? Anche una cosa, nessuno, quindi sfiga, vabbè, te niente, va. Zero, nessuno. Vabbè, dai, qualcuno c'è, però la maggior parte sono sfigati come me, vero? Allora, vi racconto questa cosa. Io avevo 11 anni, dovevo partire per le vacanze. La sera prima di partire per le vacanze ho vinto a una lotteria, a una festa di paese. Ero felicissimo, ho vinto un canotto con tanto di remi. Arrivo al mare, a Laiveglia, vicino ad Alassio. Arrivo là tutto contento, compro le cose per gonfiarlo. Era buco, ho fatto una vacanza di merda. Stasera voglio dare la possibilità a uno di voi, non la chiamerò, stia tranquilla, voglio dare la possibilità a uno di voi di vincere qualcosa, un premio. Stasera mi voglio rovinare, voglio mettere in palio un premio per uno di voi. Tu hai la faccia abbastanza da sfigato, eh? No, ma lo dico perché tra, cioè, come si vuol dire, tra animali ci si annusa, no? E tra sfigati un pochino c'è un po' il rapporto in pa. Perché guardi verso il basso? Sei la sua fidanzata? Sai che è proprio, cioè, lo sai. Hai guardato verso il basso come dire, porca puttana, anche lui se ne accorge. Invece è mentalista, regolamente. Per quello che lo so, cioè, non è che lo so perché si vede. Non voglio rovinare la vostra relazione. Posso parlare in 5 minuti? Come ti chiami? Stefano. Un bel applauso per Stefano! Vieni, Stefano. Allora, guarda, ci mettiamo con un attimo. Come vedi, qua c'è una sedia. Fra un po' diventerà importante questa sedia, perché ti chiederò di sederti su questa sedia. Ti voglio dimostrare che su questo elegante foglietto scritto a mano, perché l'ho scritto proprio prima, io prima ero in hotel e ho detto cosa regaliamo a queste persone. Ho portato un po' di premi, una decina di premi, ad esempio un iPad era quello più certo, telefonino Samsung, perché, cioè, ci deve essere una consistenza, no? Una cena a lume di candela su un'isola. Vedi che io ho pensato anche a te, io sapevo che lui sarebbe arrivato qua con la sua fidanzata e che, vedi, ho anche un weekend in una capitale europea, però questo è per una persona, magari il resto. Io lo so. Stasera ho già capito che voi andate in mora. Vabbè, sarebbe troppo facile fare tipo la riffa, no, con i numerini. No, stasera i numerini, guarda, siediti sopra, i numerini li creerete voi casualmente. Chiedo ancora un attimo di luce in sala. Allora, signora, deve solamente, guardi, non la chiamo sul palco, vedo che è contenta di vedere. Allora, guardi, mi scrive un numero di due cifre qua sopra. Lo posso vedere, tranquillamente. Non eravamo d'accordo io e lei, vero? No. Può confermare, perfetto. Posso chiedere anche a te, qua sotto il numero della signora, un numerino di due cifre, eravamo d'accordo, confermi? Perfetto, allora poi qua sotto gli altri due, perfetto, grazie mille. Ok, grazie infinite, benissimo. Allora adesso torniamo dal nostro amico Maurizio, vero? Perfetto, ragazzi, un applauso, è un dono. Allora, guarda. Sai fare i calcoli mentalmente? Perfetto, quindi i nostri amici, guarda, lo scrivo a chiare lettere, hanno scelto, in maniera totalmente casuale, il 184. Però il 184 è formato da tre numeri. Stefano, vero? Stefano. No, Maurizio. No. Benissimo. Allora, Stefano, adesso tocca a te, perché ci stiamo avvicinando al tuo regalo. Ancora un po' di luce in sala, grazie. Punta col dito a una persona, chiunque, questa persona poi dovrà fare la scelta determinata. Ok. Quindi te la prendi con lui, se arriva un regalo di merda, io sono semplicemente un mezzo. Ok.
vedi, c'è un 1, un 8 e un 4, che sono i numeri generati random dai nostri amici. È una responsabilità molto molto importante. 1, 8 o 4? 8. 8. Alza il culetto. Andiamo a vedere la nostra lista. Il numero prima era una macchina per il caffè. Il numero dopo era la famosa cena a lume di candela sull'isola. Il numero 8 è un gioco per bambini. Voi avete figli? È il momento buono, magari. Però tu sei sempre stato seduto sopra quella sedia dove c'è una busta, no? Puoi gentilmente vedere cosa contiene la busta a cui siamo arrivati casualmente. Guardi bene, c'è qualcosa, perché mi ha colpito particolarmente questa cosa. Era uscito 184, 184, c'è lo scontrino. Puoi confermare che ce n'è uno solo? No, c'è solo uno scontrino. Ok, qual è l'importo, lo vuoi dire? 1,84 euro. Allora, io faccio il gioco per la borsina la tengo perché costa molto di più del gioco per la